possiamo dare accesso a commissari che stanno arrivando, perché magari già si conosceva, ma soprattutto alla struttura dei funzionari che sono permanenti, che sono lì, di là che i commissari arrivano e ripartono ogni 5 anni e conoscono benissimo dall'interno come funziona la commissione e come si possono muovere le cose. La prima cosa che questa lobby firm vi offre è la possibilità di avere un accesso. Quindi, come dicevo, il fatto di partecipare al processo decisionale dell'Unione Europea non è sbagliato in sé per sé, perché la Commissione, ma anche il Parlamento, hanno bisogno del punto di vista dei vari portatori di interessi all'interno dell'Unione Europea. Il problema è che c'è uno squilibrio molto forte tra coloro i quali hanno più accesso e coloro i quali invece partecipano invece a queste vetrinette che sono messe su dalla Commissione Europea. E sì, dicevo, G+ è stata fondata da Peter Guilford e ha avuto tra i suoi clienti la BP, il Malaysian Palm Council, in particolare per il dossier sui biocarburanti. La Malesia voleva assicurarsi che l'olio di palma non venisse escluso dalla lista di biocarburanti che potevano essere commerciati e con certe caratteristiche, e sono affidati a loro per questo lavoro. C'è stato anche il governo russo che si è affidato a G+ nel momento in cui c'è stata la guerra con la Georgia, e Olivier ci ha spiegato che in quel periodo c'era un'altra lobby firm che si trova qui vicino, che invece i georgiani si erano rivolti a loro per fare la contropropaganda, e quindi c'è stata una specie di guerra della propaganda qui a Bruxelles per dare un'immagine positiva della situazione e profilarsi in un certo modo. Anche Gazprom si è affidata ai servizi di G+, per esempio, per migliorare la propria immagine qui a Bruxelles. Voilà, l'altro giorno mentre eravamo qui è uscita, insomma, un mega macchinone, non me lo ricordo neanche, una Jaguar, non so che cosa, no, era uno che forse lavorava qui, non so, insomma, comunque, cioè, potete affidarvi ai loro servizi, però insomma ci avete bisogno di... Quindi per qualunque tipo di interesse, cioè io dico voglio fare la lobby di quelli che amano bere il vino Gelasolo di Vittoria, allora vengo qui...